Bentrovati alla nostra serata basket. Allora andiamo subito a scoprire i nostri ospiti. Iniziamo dal nostro opinionista storico, perché abbiamo aperto calcio.basket insieme nel lontano 2002. Non ti voltare d'altra parte, sei proprio tu, Alessandro Ceccoli. Buonasera, ciao Roberto. A quell'epoca si era ritirato da poco, no, si era già ritirato Maurizio Benatti, da poco però, vero? Dal 2002 ancora da poco. Da 4 anni. Dieci, poco. Ah, quindi... Il 92. Diciamo poco, dai, 10 anni prima. Vabbè, se per voi dieci è poco, poco. Si era ritirato da poco, si era ritirato. Sì. Maurizio Benatti, responsabile dell'S di Malatesta Basket Rimini, della quale poi parleremo questa sera, società che fa parte appunto del gruppo legato a RBR, ma che poi ha una sua storia anche, proprio che adesso ci racconterà anche Maurizio. Abbiamo Luca Bedetti, guardiana di RBR. Buonasera Luca. Buonasera. E abbiamo il nostro Daniele Bacchi. Buonasera Daniele. È finito con gli impegni? No, ancora c'è qualcosa. No, abbiamo ancora una settimana pienissima. Rimini secondo tre, ricordiamo, sì, perché dopo certo. Sennò diamo subito il sì, contesto. Sì, insomma, pienissima. Mercoledì un bellissimo appuntamento. Mercoledì è un appuntamento molto bello, si parlerà di neve. Di neve, sì. Neve Rimini, quindi. La neve a Rimini. Di Rimini. Che... diciamo, imbiancata dalla neve, ma non solo, anche poesia, esatto, e musica. Siccome abbiamo dedicato uno spazio specifico a questo tema, che significa stupore e disagio, no? Specialmente in una città come Rimini, allora gli abbiamo associato questa lettura di prose e di poesie dedicata appunto alla neve, che è particolarmente struggente perché la neve tende a lasciare un po' di tristezza, accompagnata da una musica straordinaria con la viola di Aldo Maria Zangheri, quindi un appuntamento che ha un peso notevole. Molto bene, invece dobbiamo parlare di questa vittoria che ha un peso notevole, perché notevole. Soprattutto alla luce di come è andato il calcio, perché c'era questo doppio derby tra Rimini e Imola, insomma con il basket che giocava al Flaminio, quindi in casa, e invece il calcio che giocava al Romeo Galli, quindi in trasferta. Ecco, hanno vinto le due squadre che hanno giocato in casa, però non è stata, Luca, una partita facile, 83-73 più 10, ma con Imola che, dopo che sembravate aver messo quasi nel freezer la partita, invece ha avuto la forza di riaprirla. Sì, loro sono stati bravi a non mollare, e quando sono rientrati dall'intervallo hanno spinto un po' di più, è stato un po' il ritmo, hanno trovato canestri anche difficili e sono tornati sotto. Però dai, dopo alla fine, sul finale siamo stati bravi noi a chiuderla e a rimanere lucidi. Alessandro, più complicata del previsto la sfida, anche se stiamo parlando comunque di un avversario ostico, insomma si sapeva già la vigilia che sarebbe stata una squadra che avrebbe dato del filo da torcere all'RBR. Sì, sì, non si sapeva anche che poi tra l'altro sarebbe mancato probabilmente loro il giocatore più rappresentativo, che ancora non ha terminato il recupero dall'infortunio, che è Casadei. È stata una partita vera anche questa, più vera di quella di domenica scorsa, fra virgolette, un po' più vera, e Rimini non è riuscita a chiudere la pratica nel primo tempo, perché nel primo tempo ne parlavamo fuori, se Rimini fosse stato avanti di 25 non avrebbe rubato nulla, e come ha detto Luca l'ha messa un pochettino più sporca, ha fatto qualche canestro come intensità di gioco Imola, probabilmente Rimini si è sentita appagata probabilmente di quella, la dava già per scontata, tutte le volte che dai una cosa per scontata succede che ti si rifanno sotto, però anche questa volta la squadra Rimini di RBR ha dimostrato di essere una squadra profonda, perché ha la possibilità di ruotare 8 giocatori e mezzo in questo momento, contando che Moffa in questa partita è andato abbastanza malino, diciamo quando sarà completamente integrato con l'ultimo arrivato, 9 giocatori, e la profondità fa la differenza poi a questi livelli. Però devo dire che ci sono viste in queste due partite casalinghe due partite vere, ed è importante soprattutto perché secondo me se c'è un difetto questa squadra è quella che ancora non è abituata a lottare nel fango, come dicevamo ieri anche in cronaca, secondo il nostro punto di vista. Trovarsi in queste situazioni dove sei più forte, tutti ti dicono che le vinci tutte di 30 e ti trovi invece che a qualche minuto dalla fine sei sotto in casa contro un avversario che non te la regala più, è importante dal punto di vista della crescita, ecco, del gioco e dell'intensità soprattutto mentale da applicare per tutti i 40 minuti della partita. Ma sotto questo aspetto credo che coach Bernardi sia abbastanza chiaro, Luca, con voi, vero? Sì, coach Bernardi è sul pezzo su queste cose. Non molla di un centimetro. Non si lascia passare niente. Non è un rischio che si possa correre. No. Allora, i parziali.
28 a 15, 50 a 34, quindi insomma non più 25 come auspicavi tu Alessandro, ma più 16, che sembrerebbe comunque un bottino abbastanza, insomma, non abbiamo visto rimonte nel basket ancora più clamorose, però comunque 62-57 al trentesimo, quindi con tra l'altro l'ultimo quarto, insomma, proprio Imola che si è rifatta sotto di brutto, anche più uno, è andata anche avanti di uno. E poi è venuto fuori in questo caso Bianchi anche con due triple in un momento determinante, è venuto Luca. Fuori, sto per dire che grande suggerimento, però è venuto fuori Luca Bedetti, e alla fine Daniele, insomma, Rimini è riuscito a portarla a casa. Ma all'inizio sono partiti in una maniera sfolgorante, addirittura meglio che non la partita precedente, perché andavano dentro come se fosse nel burro, ci siamo anche meravigliati, perché anche, bisogna dire la verità, anche noi del pubblico non siamo mica abituati a essere i favoriti come si faceva nelle squadre molto importanti di altre città. Io me lo ricordo di essere stato lì a vedere la prima squadra favorita del torneo, e quindi sì, dobbiamo eravamo rimasti a quel vecchio campionato di Serie B, non so se ti ricordi, sì, no? Dove praticamente avevamo tutti i giovani, avevamo una signora squadra, e lì eravamo partiti insomma, sì, con i gradi della favorita, no? Esatto, però sinceramente avevamo perso l'abitudine, capitato raramente nei gruppi, quindi eravamo anche sorpresi di quanto loro stessero facendo bene, che di solito non succede, però visto che le abitudini che abbiamo preso negli ultimi 15 anni erano quelle a guardarsi, a cercare gli spiccioli in tasca, adesso invece dobbiamo guardare le carte da 100 euro, è una cosa che non siamo capaci. Dopo cosa hanno fatto? Hanno calato un pochino, perché i primi 28 punti dopo sono diventati 22 nel secondo, ma sono diventati 12 nel terzo quarto, con una difesa zona dove praticamente poche idee ben confuse, dico bene, non abbiamo capito nulla, tanto addirittura da prendere un meno 17. E lì con la difesa zona veramente loro hanno chiuso tutto. Ovviamente non entrava la palla, perché se non segni più da fuori, ciao ciao. L'unico tentativo di fare il gioco all'antica, un pivot dentro la lunetta e un posto basso come si faceva neanche quando c'era lui, quando c'ero io, l'hanno fatto un attimo solo, poi dopo Saponi l'ha rimesso subito a sedere. Chissà se potesse funzionare un po' meglio, perché la zona si attacca in un certo modo, da che mondo è mondo. Beh, dici che quindi può essere stata utile anche per il futuro, insomma, per la situazione. Bisognerà anche studiarla questa cosa, perché se gli altri hanno visto che RBR ha difficoltà contro la zona, hai visto mai che la prossima domenica ti piazzano una zonaccia di quelle? La faranno, ma da qui a domenica penso che coach Bernardi avrà già valutato diverse opzioni per cercare di evitare il pericolo. Avremo sicuramente un po' di diluvio dentro allo spogliatoio, quindi è già piovuto, però sicuramente bisognerà anche studiarla questa cosa, perché effettivamente la zona è sempre uno strumento strano da affrontare, specialmente negli ultimi 25 anni, quando se uno si mette a fare la zona gli dicono oh, guarda che schifo, invece se la sai fare bene paga, e specialmente se in quel momento lì le mani sono bagnate e la palla non va dentro, perché poi siamo sempre lì, nel momento che Piccio Bianchi ne infila altre due, loro si sono sciolti, dopo ci ha pensato lui a metterci il coperchio. Bello quel gesto. Mi è piaciuto, molto bello. E lì sono ritornati quello che loro sanno fare, cioè freddezza, sfrontatezza e via, dai. Eri poi al palazzetto, punti. Maurizio? Certo, ero al palazzetto. Non te ne perdi una, eh? Beh, quest'anno riesco anche ad arrivare fino alla fine, a differenza degli altri anni che dopo due quarti andavo via. Quindi quest'anno come Boniperti facevi ma no, ma partita, che altro era sconcerto, era una partita che non mi interessavano molto dal punto di vista qualitativo, quindi quando la qualità scade preferisco andare via. Io arrivavo alla fine del primo tempo, ci davamo il cambio senza saperlo, io vedevo solo la fine, i due quarti quindi i primi ma due. Avete provato a prendere un biglietto in due? No, non ci siamo mai parlati, sareste potuto mettere d'accordo adesso, quindi
Che partite hai visto? Beh, come dicevano loro, è stata una partita dai due volti, partiti molto bene, in tranquillità, difatti avevo già preventivato di andare via dopo un po', perché sopra di 15, da qui li rullano, è inutile stare qua. E dopo però, nel proseguo della partita, loro hanno preso animo e terzo quarto è stato abbastanza disastroso. Ma non direi neanche per demerito loro, ma anche per la fiducia che hanno acquisito quelli di Imola, facendo canestri, come diceva Luca, abbastanza difficili, anche se hanno provato la zona, loro avevano un paio di tiratori ad alto livello, hanno sfruttato anche vicino a canestro la differenza fisica con le guardie, quindi ne hanno approfittato per arrivare sotto canestro, scaricare fuori e fare dei tiri facili. Dopodiché questa è una squadra che ha talmente tante qualità e talmente tanti spunti nelle loro frecce che quindi dire, in qualsiasi momento possono decidere la partita. Hanno tiratori come Pesarese, hanno tiratori come Bianchi, come lui, come suo fratello, hanno passatori come Broglia, quindi cioè dire, è una squadra completa che sa gestirsi e sa venire fuori dalle situazioni difficili. Un po' rivali ti ricorda tu, te come giocatore, sì, caratteristiche, vero? Sì, effettivamente sì, difatti ieri a un certo punto dicevo al mio vicino, ho detto ma questo non tira mai, e lui mi ha detto ma mi ricorda proprio qualcuno, te lo dice. Cioè, me lo viene a dire te, che vabbè, comunque è cambiato anche per me, cioè dire, la pallacanestro vista da allenatore, avere dei giocatori che magari sanno gestire, sanno imbastire, e producono punti per gli altri, però ci sono determinate situazioni dove tu devi anche prendere responsabilità di fare quei tiri per cercare di aprire un po' anche la scatola e farti venire la gente vicina che non ti lascia 10 metri, cosa che capitava a me 2000 anni fa. È vero, insomma, questo è un po' il rischio, però anche vero, Luca, che giocare con un playmaker come rivali, insomma, credo per tutta la squadra, per tutti i suoi compagni, sia un piacere, perché, insomma, sapere che da un momento all'altro ti può smistare quel pallone e come poi riesce saggiamente a gestirlo, credo non sia una qualità. Ha mille qualità, cioè letture, passa divinamente, difende, può marcare anche all'esterno e poi cioè, se deve fare un tiro lo fa e non ha paura di prendersi responsabilità, quindi tanto di cappello. Allora, torniamo a coach Massimo Bernardi, perché andiamo a sentire un dopogara, mi hanno annunciato che è stato particolarmente acceso, quindi sentiamo appunto che cos'è, se è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Massimo Bernardi, al termine della partita vinta contro la Virtus Imola, una partita molto sofferta dai due volti, un primo tempo eccezionale, terminato 50-34, ma un secondo tempo in cui Imola è anche andata in vantaggio, c'è stata difficoltà per la tua squadra che poi però si è ripresa. Quale parte salvi dalla partita, cosa rimane da migliorare invece? Bello perché tu mi fai sempre domande cosa salvi, cosa non salvi. Devi essere gasato, totalmente felice per questa partita bellissima davanti a una cornice incredibile. Perciò io ringrazio i tifosi, sono stati meravigliosi, ci hanno aiutato, spero che vengano sempre di più. E poi dobbiamo metterci in testa una cosa, che in campo ci sono due squadre, con 5 giocatori ogni squadra, con 2 gambe, 2 braccia, un cuore, una testa, perciò non è scritto da nessuna parte che noi vinciamo le partite. Dobbiamo godere, essere felici del fatto che stasera abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo vinto di 10 punti, che è anche un buon margine, in relazione anche a eventuali differenze canestro, perciò molto, molto bene. E riguardo quello che tu mi dici, è ovvio che noi dobbiamo lavorare e migliorare molto, siamo appena ad ottobre, la terza partita, dobbiamo migliorare, soprattutto come dicevi tu, siamo andati sopra di 16 punti, lì dobbiamo imparare ad andare sopra di 17, di 18, di 19, di 20 e dobbiamo cercare, quando c'è la possibilità, di dare una ammazzata alla partita, come si dice. E questo invece ancora non l'abbiamo fatto perché siamo un po' disattenti in difesa e dobbiamo lavorare su queste cose qui. Prima cosa, io lo dico sempre, la nostra squadra deve difendere perché c'è un'energia tale che se difende con sistema difensivo facile, con le nostre regole, noi vinciamo le partite. In campo ci vanno gli uomini che possono sbagliare,
sono dei ragazzi e lavorano tutti i giorni per migliorare. L'importante è che continuino a lavorare con la buona mentalità, con l'atteggiamento che hanno, e i risultati si stanno già vedendo, ma si vedranno sempre di più. Francesco Bedetti, MVP votato dal pubblico della partita RBR Virtus Imola con ben 25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, una prestazione fantastica arrivata e al termine di una partita sofferta, ma che la tua squadra è riuscita a rimettere in piedi dopo anche un piccolo svantaggio nel terzo quarto. Quanto siete felici per una vittoria del genere? E qui c'è anche il fratello. Siamo molto felici, e è stata una partita difficile e sono contento soprattutto che abbiamo dimostrato, secondo me, di avere i coglioni, non so se si può dire. Ormai l'ho detto, abbiamo dimostrato di avere, perché eravamo in difficoltà, loro si sono rifatti sotto, sono stati secondo me molto bravi, come Salus anche loro secondo me hanno fatto molto canestro, è stata una squadra che ci ha affrontato un po' a viso aperto, ha fatto molto canestro, però noi come l'altra volta non abbiamo mollato, abbiamo resistito e secondo me poi queste sono le vittorie che danno anche un po' più gusto, perché dimostrano che la squadra ha carattere. Anche oggi, come domenica scorsa, tanto pubblico anche in curva, forse anche più tifosi di domenica scorsa. Io direi che hanno dato una bella mano alla squadra col sostegno, col tifo, per raggiungere la vittoria. Sì, è vero. Oggi sono due tifoserie belle, perché anche Imola aveva qualche tifoso che è venuto in trasferta. Però noi, anche secondo me, a colpo d'occhio siamo aumentati di numero e è sempre un bel vedere, ho sentito anche qualche coro quando è stato il momento che eravamo in difficoltà, che abbiamo ripreso la partita, abbiamo sentito il pubblico che si è caricato anche loro, si vede che probabilmente si stanno anche immedesimando e stanno prendendo a cuore la causa anche loro, perché sennò si tende a rimanere magari un po' più in silenzio, a fare solo da spettatori, invece ho sentito un po' più calore da parte del pubblico oggi. Cosa hai da dire al pubblico che ti ha votato come MVP e oggi ti e vi ha sempre sostenuto durante la partita? Hai un messaggio particolare? Ah, io posso solo ringraziarli, mi fa molto piacere, e naturalmente tutti i giocatori quando giocano per vincere la partita, per vincere la propria squadra. Consideriamo il pubblico parte di questa squadra e quindi quando loro pensano che io sia stato uno dei migliori in campo può solo che farmi piacere. E abbiamo anche visto quindi l'MVP, ricordiamo che l'intervista è realizzata da Big Rocket per RBR e per la nostra trasmissione calcio.basket. Per questa iniziativa vota l'MVP proprio sul nostro sito newsrimini.it, dove appunto tutte le domeniche in cui RBR gioca in casa è possibile andare a votare poi verso fine partita il proprio migliore in campo. Ricordo anche un altro premio, il premio tiro libero invece di Tapin, che è invece il giornale in distribuzione proprio in occasione delle partite casalinghe di RBR. Andiamo a vedere proprio la classifica per il momento, chiaramente provvisoria, di questo premio, dalle pagine del Settimanale del Ponte, che sarà in edicola domenica, il più preciso dalla Lunetta, cioè in corsa proprio per il premio in palio del periodico Catepin, dal Rosen Crown, è Eugenio Rivali con 16 su 18, 88,89%, ha sbagliato due liberi Rivali? Stava male Rivali, ha sbagliato due liberi. Non so, può capitare. È strano, di solito ne fa 100%. Comunque ha fatto 16 su 18, seguito da Luca Bedetti, 83,33%. Quindi complimenti, Luca. Adesso sarà una bella gara. Quindi te sei lì che gufi quando tira per vincere questo premio, no? Io sono lì che prego per me. Che precedi tuo fratello, migliore in campo dell'ultimo match, che ha 14 su 17, pari a 82,35%. Poi questi tre giocatori sono presenti anche nella classifica dei migliori 10 del campionato, mentre Moffa, Pesaresi e Saponi hanno ottime medie, ma pochi tiri scagliati dalla linea della carità. Francesco Bedetti è anche primo in C-Gold per punti segnati, 66, cioè 22 di media a gara, quindi un bel bottino. E proprio per quanto riguarda proprio tuo fratello, devo dire, insomma, MVP, ma una grandissima prestazione al di là dei 25 punti, Luca. Sì, è una prestazione vera, concreta, ha fatto una bellissima partita, secondo me, sia in attacco che in difesa, ci ha dato rimbalzi, palle recuperate, ha fatto una prestazione completa, devo dire, quindi gli facciamo i complimenti. La tua comunque è determinante, soprattutto quando più contava, 12 punti per te all'attivo?
No, io sono contento della mia prestazione, ho fatto quello che mi chiedeva l'allenatore, ho messo quel tirettino alla fine che era importante mettere e niente, sono contento di come sia andata. Tra i due vedetti ci sono 16 punti di Bianchi, 14 di Broglie, appunto per quanto riguarda i quattro giocatori in biancorossi in doppia cifra. Direi però una buona prova di squadra, Alessandro, no? Sì, sì, è stato questo momento vuoto, che di giro vuoto, però la squadra è andata bene nei momenti. Abbiamo sentito anche coach Bernardi, comunque soddisfatto, anche perché sembra tutte le volte che quando magari si gioca 5 minuti un po' al di sotto delle aspettative, no? Però secondo me lui la gestisce anche qui, perché domenica ha fatto il carabiniere cattivo, ieri ha fatto il carabiniere buono, la partita scorsa. Alterna il momento cattivo con il momento buono. Bastone carote, sì. Mi piace che di solito siete il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, tu invece carabiniere, non so, sul carabiniere, dei ricordi col carabiniere. Sei proprio innovativo sempre anche in questo. Però ti dico, Bianchi è stato determinante più della partita scorsa, perché ha messo due tiri fondamentali nel momento in cui c'era bisogno di metterli, importantissimi per il momento della partita, mentre nella partita precedente, nella gara contro l'Orsalus, era in una fase diversa della partita. È stato importantissimo anche Broglia, perché è nato esterno, si sta posizionando da numero 5 in Serie C e ogni partita ha tanti minuti per scoprire sempre di più questo ruolo che dovrà tenere per tutta la stagione insieme a Saponi, ed è secondo me anche uno di questi motivi per cui ha così tanto minutaggio. Allora, siccome abbiamo detto che hanno un po' chiuso, tra quelli che hanno fatto la voce grossa, no, il punteggio, i due fratelli Bedetti, c'è questa domanda molto tecnica che ci interessa in maniera particolare. Domanda per Luca, sii sincero, chi l'ha preso il fagiano oggi a caccia, te o tuo fratello? Io. Perché siete dei cacciatori? Qui siete cecchini non solo in campo, anche nei boschi. Ieri in cronaca ho chiesto a Mando, ho saputo qual è il lobby, la passione dei fratelli Bedetti. Io ho detto che sono due cacciatori. Visto, è venuto fuori. Vedi, proprio. Non l'ho scritto io il messaggio. No, non è che sparate tutto quello che si muove, no? Speriamo. Anche ultimamente non è. Non ci addentriamo dentro polemiche che in effetti è da parecchio tempo che vanno avanti sulla vicinanza di alcuni. Sparare, ma sulla ciclabile non vado in bicicletta, perché sono tranquillo. Parlo per gli spari. Vai nella strada te direttamente. Io vado direttamente in strada. Direttamente nella strada. Maurizio, ci racconti un po' Malatesta, la storia di Malatesta e anche questo, diciamo, questa decisione di entrare nel pool di società di RBR. Malatesta nasce dalle ceneri della Libertas Tiberio nel 2001, dirigenti, società storica, ricordiamo, insomma, dei dirigenti. I dirigenti della Tiberio decisero che era ora di chiudere perché avevano raggiunto una certa età, non se la sentivano più, e mi chiesero se avessi voluto continuare, visto che allenavo le giovanili e il mini basket lì, e prendermi la responsabilità di questa società. L'ho fatto con molto piacere, ho pensato di cambiare nome, di dare un nome riminese a questa squadra, pensando ai Malatesta. Quest'anno poi va molto di moda, perché certo. Appuntamento storico. E da quel lontano 2001 di strada ne abbiamo fatta parecchia, perché abbiamo un centro mini basket con tanti bambini, quest'anno abbiamo due squadre che fanno campionato under 16 e under 18, e quindi siamo contenti perché facciamo del sociale, i ragazzi si divertono, i genitori collaborano, ci aiutano e sono felici che i loro figli stiano in posti sicuri senza andare per fronzoli da qualche parte. E la scelta di aderire a questo progetto veramente ha sorpreso anche a me all'inizio, perché io tutte le volte che si parlano di progetti, tutte le società ogni anno c'hanno qualcosa da proporre, no? Perché c'è sempre l'interesse nelle altre società, se ci sono ragazzi bravi da prendere, far giocare a livelli più alti e così. E siccome la nostra è sempre stata una società piccolina, abbiamo sempre fatto con le nostre mani, senza l'aiuto di nessuno, e io ero orgoglioso di questa cosa. Poi, vedendo questo progetto, questa voglia di far ritornare la pallacanestro a Rimini, mi sono detto, magari questa è l'occasione giusta. Ma non per quello che riguarda la prima squadra, perché la prima squadra sì, ci fa piacere
che abbia risultati, che salga e tutte queste cose, ma a livello giovanile c'è bisogno di fare un lavoro profondo dove le società possono collaborare, dove i ragazzi possono essere smistati in campionati più competitivi se hanno le capacità, dove altri ragazzi che vengono selezionati e non vengono dati idonei per campionati competitivi possono rifarsi in campionati di elite o regionale avendo più spazio, acquisendo più voglia, più sicurezza e magari possono anche essere pronti un domani per ritornare a certi livelli. Quindi questo mi ha fatto sperare bene in questa decisione e ne sono convinto, perché a vedere dai risultati anche tra la collaborazione tra le varie società che si sta creando è una cosa molto positiva. Bene, grande playmaker anche dietro la scrivania, come dirigente direi, anche Maurizio. Sì, sì, tra l'altro è stata la mia prima spalla da telecronista. Ah, pensi che cosa siamo andati? Sì, parliamo che qui purtroppo di tanti, mezzo secolo sì, fa, ma addirittura di secolo fa. Prima dell'era del nostro avvento televisivo? Sì, addirittura. Sì. Quando cominciai chiesi a lui se veniva a farmi il commento tecnico. Quindi in due lunedì ho avuto tre dei miei quattro commentatori qui in trasmissione. È vero, lì di fianco a te. Manca Maurizio Ferro, che è il quarto. Adesso lo invitiamo per la settimana prossima, così completiamo. No, c'è stata una bellissima iniziativa di Riviera questo di fine Riviera settimana, Basket. Riviera Basket, certo, sì, degli amici del basket in carrozzina, Mirka Acquarella and Company, presso l'Istituto Comprensivo Marvelli. Esattamente. È stata davvero bella, abbiamo ovviamente pubblicato la notizia sul nostro sito newsrimini.it, le foto, ho visto grande entusiasmo sia da parte dei ragazzi, sia da parte anche dei tanti ragazzini, giovani ragazzi che sono appunto sono state ad ascoltare, anche magari a correre, a raccontarci. È stato un momento di sport veramente bello, e di sport e condivisione. Sì. I ragazzi sono di Riviera Basket sono andati, erano in 12 con tutta la loro attrezzatura, si sono presentati sul campo, peraltro un impianto sportivo fantastico, veramente molto bello, e i bambini di tutte le prime del Marvelli erano oltre 150, sono venuti a vedere questa esibizione che aveva il sapore atletico dell'esibizione vera e propria, ma aveva la finalità fondamentale che è quella di trasmettere ai ragazzi un principio molto, molto importante: quanto è bello giocare e fare attività sportiva sana in qualsiasi condizione. Loro sono gli atleti di Riviera Basket sono dei giocatori completi. Poi se qualcuno guarda da metà in giù c'è qualcosa di diverso, ma è marginale, secondario. La voglia di stare in campo, di giocare, di fare qualcosa per gli altri, quello è il messaggio giusto che va trasmesso ai giovani, e questi giovani hanno avuto una risposta che a noi ha sorpreso per l'affetto e per l'attenzione che hanno dedicato. È stata veramente una mattinata fantastica. Io ero presente sia come ufficio stampa del Riviera Basket che come fotografo, e non spero di guardare, perché è stata veramente una gioia grandissima. Siamo pronti per fare un'altra. Adesso allora, aspettiamo una scuola che ci ospiti e noi siamo già pronti per fare un'altra. Intanto, Alessandro, avete anche dei detrattori, eh? Una detrattrice in questo caso, Rita, vediamo cosa scrive dei nostri cronisti. Hai i capelli sugli occhi. Allora, complimenti a RBR per la bella partita che avete fatto. Speriamo che i commentatori siano più briosi di quella passata, ma comunque bravi. Cioè, quindi bravi, ma questo brio. Però dobbiamo anche dire, Rita, che da quanti anni non facevate una cronaca insieme tu e Mandu? 5-6 anni, sì, tre ne abbiamo fatto una al volo, ma saranno 5-6 anni. Ecco, 5-6 anni, insomma, quindi un po' per riprendere il ritmo. Insomma, io devo dire la verità,
Io sono tornato a casa dopo calcio.basket e me la sono goduta tanto. Io poi l'ho scritto, rivista, l'ho scritto anche su Facebook, quindi tutto pubblico, davvero è stato un piacere di sentire. Io vi faccio invece i miei complimenti, senza se e senza ma. Allora, andiamo a fare il giro per quanto riguarda le altre squadre del nostro territorio, partendo dalla C-Silver, Pallacanestro Tuitano Todi 68-81, partita superba di Enrico Zanotti che ha messo insieme 22 punti con 7 su 9, 2 su 4 e 14 rimbalzi. Però non è stato sufficiente, ovviamente 17 per Tommy Felici con 5 rimbalzi e 4 recuperi, però c'è stata la vittoria appunto di Todi che ha violato il campo dei Titans. C-Silver ancora, Dulca Angel Sant'Arcangelo, Pallacanestro Francesco Francia 70-57 con top scorer Zannoni con 17, 14 di Fornaciari, 12 di Lucchi e 9 di Colombo. Clementini che ricordiamo hanno giocato con il lutto sulle maglie ed è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Cristina, madre di Tommaso Colombo, prematuramente scomparsa purtroppo sabato della scorsa settimana. Prossimo impegno per Idulca domenica 28 ottobre a Novellara. Poi per quanto riguarda la Serie D invece, Polisportiva Stella, Baskers e Forlimpopoli, la squadra di Rombaldoni, insomma che lo ricordiamo tutti, 73-85, top scorer della Stella del Turco con 25 punti, 21 punti di Bomba e 11 di Pinto. Ricordiamo che mancavano il capitano Naccari alla Stella, Egbutu e Pari per ragioni di lavoro e Ortanzi infortunato, hanno fatto quindi il loro esordio Guerra, Tonti e Casoli, quindi insomma sicuramente una giornata anche importante per questi tre esordi di giovanissimi insomma per quanto riguarda la Stella. Bellaria Basket che è stata sconfitta nella tana del Selene Sant'Agata 70-63 il punteggio finale con un avvio shock 24-10 poi 14-0 addirittura nei primi 5 minuti. Tassinari ha scritto 19, Galassi 17, Foiera 11, però insomma è arrivata la sconfitta sul difficile campo comunque di Sant'Agata per il Bellaria. Poi per quanto riguarda la Serie D ancora Riccione International Imola 73-76 all'overtime, 17 di Medde, 14 di Mazzotti, 11 di Chistè e 10 di Pierucci per Riccione, ma all'overtime appunto si è imposta Imola, quindi un peccato un po' per Riccione che ha perso questo match proprio con l'ultimo tentativo di tripla, quella che avrebbe portato al secondo overtime che non è entrato. Chiudiamo con la promozione, con il Basket 2000 San Marino e Rosen Crown Villanova Tigers, con la vittoria di questi ultimi per 57-65, giocavano in trasferta con top scorer Saccani con 26 punti, in doppia cifra anche Rossi con 11 e Ambrassa con 10. Questo un po' per quanto riguarda un po' gli altri risultati. Va sorpreso qualcosa, qualcuno di quelli che ho letto, tutti secondo pronostico? Lo chiedo un po' a tutti, eh? Direi che più o meno i risultati in linea ci potevano stare. Sì. Luca? Anche... potevano stare anche secondo me. Ci potevano stare. Prossimo impegno per quanto vi riguarda a San Lazzaro che è a quota zero. Quota zero, però non bisogna sottovalutare nessuno, bisogna andare lì a fare la nostra partita e imporci fino all'inizio e vedere cosa viene fuori. Bisogna vedere, poi questa classifica è un po' strana perché dal momento che due squadre non giocano, uno magari ha sì, 4 punti meno di te, però poi ha fatto una partita in meno, ma poi ha fatto una partita in meno, per dire, quindi rischi di ritrovartelo lì. Capiremo dove saremo posizionati solo alla fine, perché effettivamente con due buchi di classifica è un pasticcio, devi andare sempre a vedere quante volte hanno giocato gli altri per capire se sei messo bene o meno. Però poi adesso siamo ancora in avvio di campionato. Siamo all'inizio poi andare a giocare fuori è sempre un... Però per il momento RBR è unica punteggio pieno. Unica punteggio pieno, direi, sì. Sì, sì. Domenica si proverà una palestra vera, perché mi dicono che il campo di San Lazzaro è abbastanza palestra, vecchio stile, in un parco, non c'è il parcheggio. Bello. Mi sono informato. Ma è perché quelle rustiche di una volta. Perché sarai presente sugli spalti per la telecronaca? Più sì che no. Più sì che no. Adesso vedo come. Ti stuzzicava questa palestra? Mi stuzzicava andare a vedere questa palestra. Sì, esatto. Io direi l'ultima battuta la voglio spendere, l'ha fatta, abbiamo già sentito Bernardi, insomma, poi abbiamo sentito anche Francesco che l'ha fatto, però Luca lo faccio fare anche a te, perché insomma devo dire che non era così scontato che in una C-Gold ci fosse una risposta di pubblico così importante, perché va bene la rinascita, va bene il movimento, va bene tutto, però insomma 1.300 passa, quasi 1.400 alla prima, 1.400 in questo caso alla seconda anche, quindi vuol dire che comunque vi state già costruendo un potenziale zoccolo duro che già riempie quasi il palazzetto.
Io sinceramente, esatto, non mi aspettavo una risposta del genere. In estate ho sentito abbastanza rumore, comunque pensavo ci fosse gente, ma non così. O almeno non da subito. Quindi siamo molto orgogliosi di questo e ci ha fatto piacere vedere tutta questa gente al palazzo, volti nuovi e non, che è comunque tutta gente che bene o male ci si conosce, famiglie e gente che ci viene a vedere. E in più è venuto anche un po' di curva e ringraziamo i ragazzi che ci sostengono e che nel momento più critico del match sono fatti sentire. Ecco, è stato piacevole e poi ti dico la verità, giocare davanti a questa gente è appagante. Eh sì, un bello stimolo, sì. Anche per chi poi scende in campo. Anche per i rumori di sottofondo delle cronache, no? Senza ombra di dubbio, direi che ero curioso di vedere se avessero mantenuto lo stesso livello di presenze. Un segnale, una bella risposta perché parliamo, al di là di tutto, come dici tu, rinascita, parliamo di una CIA. Fa fatica a trovare 1.400-1.500 persone in campi di Lega 2, quindi avere io ho girato un po', trovarli. Però una cosa anche che è stata sottolineata anche proprio adesso, proprio qualche istante fa, è il fatto, qui mi rivolgo anche a Maurizio, che praticamente andare adesso al palazzetto sembra come ritrovare dei vecchi amici. Cioè io domenica, adesso questa settimana non sono riuscito perché c'era in contemporanea Rimini a Imola, però due domeniche fa praticamente ho ritrovato, ho salutato un sacco di persone che non vedevo da parecchio tempo e che insomma invece mi ricordano, mi hanno riportato un po' anche indietro, quindi è stata anche una sorta di operazione Marcord, no? L'incontrare queste persone al palazzetto. Beh, diciamo che l'operazione IBR ha coinvolto più di 3.000 famiglie con tutte le società, quindi c'è stato un giro enorme di interesse da parte dei bambini, sono stati stimolati con varie proposte, però la parte di Rimini che ama la pallacanestro, quella che verrebbe anche al palazzo se uno giocasse il campionato scapoli ammogliati, quei 400-500 e lo zoccolo duro ci sono sempre stati, sono le note facce che si vedono dall'82, da quando sono arrivato io a Rimini. Però vuol dire, a questo qui è subentrato l'interesse per un progetto serio, per una squadra che ha creato interesse, una squadra vincente, quindi cioè, vuol dire, lo sappiamo tutti benissimo che il seguito va dove c'è lo spettacolo, dove si vince, dove ci sono i risultati. Questo è quello che fa poi quadrare il cerchio. E lì dopo la palla spetterà appunto i ragazzi nel campo. Sta a noi. Bene, siamo in chiusura di trasmissione, grazie ai nostri ospiti e ai nostri opinionisti. Appuntamento con calcio.basket, Federica, lunedì prossimo. Grazie mille Roberto, buona serata a tutti. Buon proseguimento, ricordiamo sempre in diretta dalle 19.35 alle 23 con in mezzo il TG delle 20.15. Buon proseguimento, ricordo sempre che alle 23.20 dopo il TG ci sarà proprio la partita di RBR, in questo caso contro la Virtus Spes Vi Simola. Buon proseguimento. Il programma è stato offerto da Nuova Ricerca. Thermocontrol Service.